Basilica dei Santi Medici gremita come non mai per la festa liturgica dei Santi Cosma e Damiano, tanti bitontini ma anche tanti fedeli provenienti da altre città che hanno scelto il 26 settembre per rendere omaggio agli Anargiri. Come da tradizione, le venerate immagini dei Santi Medici sono state posizionate al lato dell'altare per consentire ai fedeli di pregare da vicino. A presiedere la celebrazione solenne il Vescovo di Cassano allo Ionio e il Segretario Generale della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, Monsignor Nunzio Galantino. Durante la liturgia, trasmessa in diretta dalle telecamere di Punto TV, il segretario della CEI ha sottolineato l'importanza della gratuità dell'impegno cristiano a sostegno dei fratelli meno fortunati, chiedendo ai fedeli presenti un sincero sostegno a Papa Francesco, che dal 4 ottobre, giorno in cui si festeggia San Francesco d'Assisi, presiederà il sinodo sulla famiglia voluto proprio dal Pontefice. Un invito ribadito anche dal rettore del santuario dei Santi Cosma e Damiano di Bitonto, Don Ciccio Savino, che ha ricordato l'impegno dei tanti volontari che operano nelle attività legate alla Basilica e alla Fondazione. L'avvicinamento al momento della festa esterna dei Santi Medici, fissato come da tradizione per la terza domenica di ottobre, proseguirà nei prossimi giorni con numerosi momenti di preghiera, riflessione e comunione.